Buongiorno ragazzi, no, quando vi dico che adoro Glacius, no? Allora, mo di nuovo, stamattina mi sono sentito il suo video, io vado sempre sul suo canale ogni mattina, cerco di ascoltarlo per primo, no? Come video. E sapete una cosa, cioè lui avrà tutto un modo suo, no? Per raccontare, per fare un video, per esprimersi, però è incisivo. E poi mi accorgo che dice tutte le cose che dico io. Le dice in una lingua sua, per carità, però arriva al punto, arriva nelle teste, cioè almeno nel senso io, quando lo ascolto, mi rivedo, cioè mi risento, ecco, sento tutto quello che dico io, che lo dice pure lui, quindi non sono pazzo, no? Vedo che anche lui pensa quello che penso io. Guardate, per esempio. Aspettando Genova-Cagliari, che io mi auguro, ovviamente, secondo voi nel Milan vince il Cagliari, certo, si fa 35, questa partita pareggiamo e rompe i coglioni. Vabbè, lui diciamo no, ci mette un po' di colore nelle frasi, però quello che dicevo io è meglio che vinca il Cagliari, anche se sta sotto di noi. Mo' ora parlo al di là, no, del bene che voglio al Cagliari, però meglio che vinca il Cagliari, così poi andiamo a Cagliari. Cagliari-Lecce diventa una festa in campo per i giocatori che prima della partita si salutano, si abbracciano, si scambiano i complimenti e poi durante la partita 1-1, 2-2, salvi tutti e due. Lui lo dice in un modo, io lo dico in un altro, ma il messaggio che vogliamo mandare a chi ci ascolta è lo stesso. Sentite. Come al solito, ma c'è stata un'azione che ha salvato poi il risultato lì, che comunque stava tirando il giocatore che si è messo davanti. Cioè, ragazzi, Pongracic, molti dicono, io non parlo con gli amici miei, ma posso... ragazzi, Pongracic è un giocatore che può giocare in una grande squadra, cioè, noi siamo una grande squadra, è chiaro ormai, però in una grande squadra c'è più senso della prova, è chiaro, noi Juventus, cioè, veramente giocatore oltre, diciamo, le nostre possibilità, sta facendo una stagione strepitosa e da nazionale. Quello che ho detto l'altro giorno io, cioè poi noi no, abbiamo avuto un TT l'anno scorso, anzi la cosa che mi dà, giuro, la cosa che non mi do pace è il fatto che l'anno scorso Pongracic è stato infortunato quasi tutto l'anno, no? Ma voi mi immaginate una difesa, un TT Pongracic? Cioè, ditemi voi in Serie A chi potrebbe avere una difesa, un TT Pongracic? In Serie A parlo, non delle squadre piccole, in Serie A. Un TT Pongracic è una super difesa. Non abbiamo avuto la possibilità l'anno scorso perché Pongracic stava male. Però, signori, tanta roba Pongracic. Un TT, l'ultimo. Sinceramente non è piaciuto, ha sbagliato un casino di passaggi veramente tanti, anche cross, anche sulle punizioni. L'altra volta è stato decisivo, questa volta un po' meno. Io l'ho visto molto stanco, sinceramente. Io a questo punto avrei messo più che altro, o avrei messo Alquist subito all'inizio, però Alquist pure lui viene dalla squalifica, pure lui sta in ricca, come devo dire, fuori forma. Una Anche se ricca. Pirotti, ormai anche se Pirotti lo sta mettendo come seconda punta, Pirotti può giocare seconda punta esterno, ti la vedo meglio come seconda punta perché è buono con gli assist e tutto quanto. Bravo, bravo Gracias. Proprio, vedete, il mio pensiero. Cioè, Pierotti oggi, no? Un Pierotti, secondo me, andrebbe premiato e messo in campo, perché è uno che ha una visione di gioco che va al di là degli altri giocatori presenti nella nostra rosa. È uno che preferisce, no, contro l'Empoli, preferisce fare gol, far fare gol al Lecce, non al giocatore, no? Proprio al Lecce, e magari, cioè, come devo dire, con l'Empoli, no, poteva anche marcarsi il portiere e tirare, o tirare direttamente, invece no, l'ha passata e ha fatto segnare Sansone. Cioè, sono giocatori che sono intelligenti, no? Proprio sono intelligenti, perché comunque noi oggi di chi parliamo del gol di Sansone? No, parliamo del passaggio di Pierotti, del recupero del pallone di Pierotti. Cioè, nel senso, chi di pallone, no? Chi guarda un po' di partite e capisce l'importanza
cioè, capisci a chi dare il merito maggiore, perché poi è logico, per carità, Sansone ha segnato, ma di chi è il merito? Del gol di Pierotti. Quando io dico guardate che Gracius è uno che le racconta a modo suo le cose, c'ha un modo tutto suo di parlarle, un modo colorito, però dice le stesse cose che dico io, che magari uso un altro linguaggio, ma quando per esempio no, non c'è il bambino a fianco, ti vedi un video da solo, che te ne freghi che dicono la parolaccia? Cioè il problema è quando magari c'hai un bambino di fianco, un figlio, un nipote, e allora eviti, no? Te lo guardi quando stai da solo. Ma lui arriva, arriva dove deve arrivare. Cioè il messaggio che io voglio far passare quando parlo con voi, lui lo fa passare in una maniera diversa, ma lo fa passare. Comunque ragazzi, mo'. Questo era per farvi capire che io non è che mi sento i video di chiunque. A me, io capisco chi sa parlare di calcio e chi no. E per me questo poi a me fa ridere. E cioè quando uno ti fa sorridere, no? Cioè si rende simpatico e in più ti fa capire il messaggio, cioè ti fa capire che cosa vuole dire. Uden, no? Anch'io sono d'accordo su Uden. Uden, sì, ti fa una partita buona, ma poi le altre non lo vedi proprio. Ed è quello che dico io da tutto l'anno. Comunque, ragazzi, mo' a prescindere, ieri davvero quel Cagliari, quel Genoa-Cagliari, ieri è stata una partita indegna del Cagliari e mi è dispiaciuto tantissimo, giuro, me la sono vista tutta. E sul 3-0 poi ho girato a Topo Calcio, perché mi stavo innervosendo, mi stavo innervosendo. Io avrei preferito dare, ma non solo da. Diciamo da uno che vuole bene al Cagliari, proprio da Leccesa avrei preferito più il Cagliari che vincesse, perché la partita col Cagliari sarebbe stata una festa poi per entrambi. Comunque, detto questo, oggi ci sarà la conferenza stampa di Sticchi Damiani, e per questi soldi che devono arrivare, dovevano arrivare, ancora non sono arrivati per i giochi del Mediterraneo. E parlerà, vediamo che cosa succede, perché io a questo punto non so più cosa dire. Secondo me Sticchi Damiani oggi in conferenza stampa si lamenterà un poco. Vediamo, poi ne parliamo domani. E l'ultima cosa, Lecce-Udinese lunedì alle 18:30. Io guardate, giuro, mi sono rotto di questi orari. Cioè il Lecce quest'anno è stata la squadra che forse ha giocato più volte la domenica alle 12:30. Oh, poi queste partite di lunedì a me mi distruggono proprio, mi distruggono, cioè di lunedì. E noi leccesi che facciamo il sabato, la domenica? Cioè non è che possiamo stare lì a guardarci le partite degli altri, noi ci dobbiamo guardare il Lecce. Che mamma mia, che giuro, non, io le partite di lunedì, preferisco più la domenica alle 12:30 che il lunedì. Sarò pazzo. Ciao ragazzi.